Allora, Pietro, vediamo, ora stiamo per vedere queste immagini e devo dire che di nuovo che è stato bravissimo Mario, perché pensate, un ragazzino di 13, No, 14. 14 anni che va allo stadio e anziché guardare la partita in maniera tranquilla, esultare o cose del genere, si mette lì con questa Super 8. Cinepresa. Cinepresa, con questa cinepresa e fa questa immagine, 14 anni, ora vedrete la qualità, insomma, però segno anche della passione della, per il Livorno e per poi questo nuovo mezzo, quello della cinepresa, il mezzo, tra virgolette, televisivo che stava cominciando a prendere piede. Noi le commentiamo insieme, immagini che iniziano dalla curva, e sono, ripeto, uniche, è la prima volta che si vedono in televisione, non ci sono immagini degli anni 70 che riprendono realmente la partita e soprattutto i gol, perché tu in 7 minuti sei riuscito a prendere tutti e tre i gol, il gol del Pisa che passa in vantaggio e poi il Livorno che ribalta il risultato. Se possiamo cominciare a vedere queste immagini, in tutto sono 4 minuti, ma vale la pena assolutamente. Questo è il No, Candino. manifesto. Vedo che era già giornata Amaranto, perché c'era scritto Pisa Livorno, giornata Amaranto. Questa è la curva nord, Presidente Corasco Martelli. presidente Corasco Martelli, e curva nord gremita all'inverosimile. La coreografia iniziale della curva nord e tra poco cominceremo a vedere la partita. Tra l'altro una partita rocambolesca, succede di tutto, Fabrizio, con Ciappi che si Fortuna e infortuna, con il portiere Castellini espulso. Castellini Castellini espulso espulso e Vernacchia in porta negli ultimi con Pietro minuti. Tomei che Pietro Tomei che entra a entra per cercare di parare il rigore a Miguel. non abbiamo Cioè, detto Meucci. l'allenatore Meucci. Quindi questo è l'inizio, queste sono le Livorno che inizia che nei primi 20 minuti mette lì il Pisa con, e vediamo qui Miguel con il numero 11, giocava spostato a destra, lo vedremo operare soprattutto da quella parte. Ci sono le azioni e poi, ripeto, vedremo anche una traversa del Livorno nel primo tempo. Poi c'è un'autorete di Mucci, Livorno va in svantaggio, ma qui c'è un Parata di primo Ciappi. intervento di Miguel Vitulano, tiro e paratissima di paratona di Ciappi, e Livorno che insiste, però vedete tutte azioni dalla parte di qua e qui Miguel Vitulano che batte il calcio d'angolo con il suo sinistro, e sono le fasi del primo tempo, insiste Livorno, poi arriverà la doccia fredda. Comunque vediamo anche le scalette, Anche questa è la una traversa, sì, traversa, notare il questo è il muro di gol del gente. Pisa, deviazione di Mucci e Castellini che viene Tiro superato e di quindi ci Cannavo. sono i tifosi del Pisa e qui Livorno si trova sotto, reazione d'orgoglio e comincia ad attaccare, tra poco Mario arriva al gol del Sì, pareggio. di testa su cross da destra. Viene un po' all'improvviso, Qui anche un po' intanto c'era qualche d'incidente. scaramuccia in tribuna, Inevitabile. inevitabile, e tra poco dovrebbe Eccolo, esserci il adesso gol. sì. Dopo questa azione, ecco il Eccolo, eccolo, cross, eccolo. salta Vitulano, palla dentro e pareggio del Livorno. Questo è il primo gol di Miguel Vitulano, l'esultanza in curva nord, 1-1. Fabrizio, non ti emozionare. No, no, sono tranquillo, però insomma. E ora c'è il rigore che si guadagna, mi sembra, il Bellissime. centravanti. Non te lo so Dovrebbe dire. Centravanti era Quaresima. Quaresima, mi sembra che si guadagna il Famoso Gigi Gol. Gigi Gol. Immagini della curva, avete visto quanti tamburi c'erano in curva, non c'era ancora il decreto Maroni. Ecco Sì. rigore, creazione di rigore. Atterramento, calcio di Netto, rigore, netto, netto. netto. C'era E tutto. qui c'è il tiro di Miguel Vitulano. E il gol di Miguel, il 2-1 che regala la vittoria al Rigore netto. Livorno in quella partita. E devo dire che Mario ci ha portato poi anche altre partite, Sì. cioè Giulianova, Chieti, Fano, quindi Siena, Fano, Lucchese, Siena, sì. Lucchese, dove ci sono altri gol di Miguel e altri gol di Graziani. Insomma, è una bella cosa questa, è una bella cosa. Tra l'altro la qualità delle immagini per l'epoca e per il tempo. Insomma, niente male, qua c'è lo striscione famosissimo della curva nord e questo è l'esterno, vedete, niente tornelli, macchine sotto lo Non mi hai stadio. cancellato allora.
Non ti ho accarezzato, e qui c'è Mario che esulta. E quello è Stefano Bullo, è quello che ha riversato. Quello tutto che ha riversato, e qui soddisfatto Mario, 14enne, che esulta per la vita. Ma sei imbruttito fuori. Giusto, no. Eri un bel ragazzino, promettevi. Eri un bel ragazzino. Ok, grazie Mario, grazie perché, a grazie da parte di tutti i tifosi. Tutti.